Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vi presento la decklist del Frogmo. Stavo dicendo del Frog. Del Frog. Ma che ca. Stavo dicendo, benvenuti in questo nuovo video in cui vi presento la decklist del mazzo Rana Monarca, conosciuto appunto come Frog Monarch, e cominciamo con l'analisi del mazzo. 3 Kaius, Lock my ball, bitch. 2 Raiza, un Mega Mobius, lo chiamo così stile Pokémon, LOL, un Demone della Vanità, 2 Light and Darkest Dragon, 3 ranocchie gialle arancioni, 3 ranocchie con le ali e un rospo con i tatuaggi. Poi 3 Butterfather, 2 Veiler, 2 Jackfrost, un bulbo luminoso che ci sta veramente bene in questo mazzo. Puoi utilizzarlo sia per sincro che per tributo. Il suo effetto inoltre è veramente grosso. Poi 2 Dragodia, le ho volute giocare perché mi ispirano, mi piacciono, sono fighe. Anche se sono dei ragni fanno un po' schifo, però ok. Un Gorz, due Maxi. Per le magie abbiamo 3 Demonarch Stormwolf. 3 Demonarch Stormwolf. Oggi con le pronunce proprio non ci sto. 2 Enemy Controller, 2 Creato Swap, 2 Tifoni, una Foolish e 1 for 1 che ho voluto giocare. Il telefono, porca miseria. Scusate l'interruzione, per l'extra abbiamo 2 Formula Synchron. Un Black Rose, uno Scrap Dragon, uno Stardust Spark Dragon, un Ptolemy, un Daigusto Phoenix, Gaki Gaki, Gaia, Gauntlet Launcher, due Ghostrick Dallan, un Araldo della Luce Pura, chiamiamolo così, un Bouncer e questa tizia. E niente ragazzi, questa era la decklist del mio Frog Monarch. Avevo pensato di giocare nell'extra anche. Che ne so, come si chiama? Draco Volatore di Stelle insieme a Shooting Star Dragon. Però, vabbè, ho deciso così, però ognuno ha i suoi gusti. Niente, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, arrivederci al prossimo video. Probabilmente, forse anche con un'apertura di una certa Legendary Collection.